Come anticipato già nelle scorse edizioni di questo TG, il comune di Alcamo inserito nel circuito delle vie dei tesori, meravigliosa finestra ed opportunità per mettere in mostra le bellezze del nostro territorio. Abbiamo sentito Marcello Barbaro, vicepresidente responsabile della comunicazione della Fondazione Le Vie dei Tesori ed il sindaco del comune, Domenico Sordi. Alcamo, che è un tesoro, presenta agli altri ciò di cui dispone. La natura ci ha fornito, ma anche l'uomo ci ha messo la sua mano. È una città molto ricca e molto bella, che però non è ancora in questo momento individuato come possibile attrattore turistico. Credo che anche col nostro aiuto si possa andare in questa direzione, perché Vie dei Tesori parte come attività di cittadinanza attiva, di riappropriazione della città, ma poi inevitabilmente anche, quasi non facendo null'altro, diventa un attrattore turistico, e quindi Alcamo, che entra a far parte di questa rete che è estesa in tutta la Sicilia, non potrà che giovarne. Alcamo ha delle bellezze incredibili a cui finalmente vogliamo dare la giusta visibilità regionale e, perché no, anche nazionale. Con le Vie dei Tesori inizia per noi un percorso che sono certo potrà portare la nostra città anche a candidarsi a capitale della cultura nel 2026, e sono molto contento della collaborazione che le associazioni, la Chiesa, tutti coloro i quali lavorano quotidianamente al circuito culturale ci stanno dando. Sono convinto che questo aprirà una nuova stagione per la nostra città. Alcamo non ha soltanto castelli, ha degli scrigni che magari a volte noi che viviamo qui la città neanche ci rendiamo conto. Le nostre chiese, per esempio, sono anch'esse dei meravigliosi posti da visitare. C'è il Museo d'Arte Sacra, il Museo degli Strumenti, naturalmente i castelli Calattubo e Conti di Modica. È un patrimonio immenso che finalmente possiamo mettere in un circuito che ci darà molta più visibilità.